Prima le signore. Annette, wer ist das? Das ist Herr BJ, Herr Kessler. Er wusste das Passwort. BJ? William J. Blazkowicz, esercito americano. Sì, io riconosco la tua voce. Dov'è il tuo amico? L'agente 1 è morto. Morto? Annette, mein Kind, überprüf die Fenster und versteck dich dann unten in der Höhle. Ja, Herr Kessler. Salve a tutti ragazzi e bentornati da Max Shosha. Siamo arrivati finalmente da Kessler, ma la situazione non sembra delle migliori. Comunque qui è un arsenale. Oh! E Christian! No, un cane! Dai, vattene via, cane maledetto! Oh, questi cani ragazzi sono il mio incubo. Vabbè, ha sfondato una porta. Vai. Portacela. Ah, vuoi che ti apro io la... Dai, botola, rotola. Insomma, ragazzi, abbiamo iniziato subito così. Agente Blazkowicz. Certo. Uccidili tutti. Sì, però sbrigati, arrivano i nazisti. Non aprirla finché non ti dico che è sicuro. Sì, che poi, ragazzi, la botola chiusa così è come se non fosse chiusa. Vabbè, uccidiamo tutti i nazisti. Fortuna, come vi ho già detto, che siamo tipo dentro un bunker, un qualcosa pieno di armi, pieno di cibo, quindi dai. Quello l'ho fatto rimanere appeso. Nazista. Tutti appesi. Vabbè, faccio la rima. Vabbè ragazzi, dai, iniziamo subito così, difendendo la nostra postazione, la nostra posizione. Soprattutto chi è quella donna, eh? Chi è quella ragazza? Fatto sta, ragazzi, siamo arrivati al giro di boa, la seconda parte probabilmente della storia. Dobbiamo arrivare da Kessler per cercare delle notizie in modo tale da riuscire a prendere il dossier che salverà gli Stati Uniti dalla sconfitta in questa guerra. Questo universo che vede, insomma, i tedeschi in vantaggio. Quanti nella seconda dannati guerra nazisti ci sono a questo mondo? È una domanda o un'affermazione? Perché se è una domanda, tanti, se è un'affermazione, lo vedi da solo. Insomma, ragazzi, vi avevo detto che mi sarei andato a informare in diverse, insomma, nelle cose più strane che hanno fatto i nazisti durante le loro ricerche, che magari può essere una cosa divertente e interessante nella leggerezza delle cose, ragazzi, sempre rimanendo nel fatto che le atrocità sono sempre state atrocità. Insomma, ragazzi, mi sono documentato su cose pazzesche, tipo il misticismo nazista, e se volete, ragazzi, andatevela a recuperare perché è una cosa interessante, diciamo, tratta tutto quello che effettivamente è occulto e che, diciamo, che è andato in, non in conflitto, però si è intersecato coi pensieri, con le volontà di Hitler, dei suoi, insomma, dei suoi lacchè e del pensiero nazista in sé, no? A partire, ragazzi, dalla razza ariana, che sapete era uno dei, insomma, degli elementi principali del pensiero nazista, ovvero la superiorità della razza, una razza che appunto col passare del tempo era stata indebolita dall'unione con razze più deboli e che appunto aveva portato all'umanità che c'era adesso, ovvero alla Germania che c'era in quel momento e di cui appunto Hitler pensava di poter risollevare le sorti. Ora ragazzi, la cosa divertente di tutto questo è che comunque Hitler nel Santo Graal ci credeva veramente e non ci credeva veramente nel suo potere. No, pensate ragazzi, questa è roba vera, cioè lui pensava che... È tempo di aprire la cantina. Ok, apriamo un attimo la cantina e poi continuiamo, ragazzi, perché questa è una cosa assurda. I nazisti sono tutti morti. Potete... Americano! Come non detto? Vabbè. Hai ucciso il mio cane! Hai ucciso la mia Greta! Ah, ciao, Jager. Sì, Jager. Jager! Sì, però sei entrato come un robot. Fighissimo! È un po' meno figo il fatto che ci sta... trivellando di colpi, abbiamo perso tutta l'armatura. Vabbè, ma noi lo affrontiamo a viso aperto, ragazzi, non abbiamo paura. Sappiamo che ti faremo male. No, 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 perché non gli hai aperto il petto? Oh shit! Spara il Jack! Oddio, raga, con le pezze al culo. Poi riprendiamo a parlare del Santo Graal, ma adesso abbiamo un Jäger, il braccio destro di Helga. Non so perché mi viene a dire Elsa. Vabbè. Forse gioco troppo
a G-Mod con gli altri, ragazzi. Ma perché? T'ho ammazzato. Cioè, so che ragazzi, che spero ti ho ucciso il cane, dispiacere per tutti, però. Cioè, quello non era un cane docile manco per il cavolo. E vai, perfetto. Mori animale! Oh, ma è mortale! Certo, le uniche cose che interessano alla tua gente sono morte e distruzione. Alla mia, invece alla tua no. Non dire cavolate. Sì, però ragazzi, così non lo prendiamo mai. Proviamo a utilizzare il fucile precisione. Oh, ma io sono sempre a corto di munizioni. Dai, ci stiamo comportando bene. Ecco, l'ho detto, eh. Ci stiamo comportando bene. Ma vuoi morire? Oh, ragazzi, ah, gli spara un braccio, è vero. Lo sa anche sparare al braccio. Te è morto perché gli ho sparato al braccio. Ah, no. Agente Blaskovic, da questa parte! Oddio, questo esplode. Caspita! Va tutto bene, Blaskovic? Sto bene. Mi dispiace per il tuo amico. Grazie. Come si chiamava? Wesley. E la ragazza? Lei viene con noi. Sì, ma qual è la sua storia? L'ho salvata da un convoglio di deportazione in partenza da Wolfsburg. Tutti i suoi sono morti, ha solo me. Ah, bene. Vabbè, continuiamo ad andare qui, seguiamo Kessler, ormai abbiamo poca scelta. Ragazzi, tranquilli, continueremo il discorso del Santo Graal, però vediamo un attimo. Vedete, ci facciamo prendere un po'. Oh, una caverna segreta, la Batman. Dalle cose da dire, dalle cose da fare, e poi ci vorrebbero puntate in cui do momenti didattici così. Allora lasciami stare. Allora leggiamo un po' di roba. Niente ragazzi, praticamente il quadro è questo. Diciamo che il nostro Fortnite, amico qui, lettere, ciò che resta della sua famiglia, dovrei portarle con me. Sì, sì, praticamente Kessler, ragazzi, è un rivoluzionario e la moglie non ha fatto una buona fine. E mi sa che è anche depresso. No, è sicuro perché c'è la scritta. Cose. Ecco. Grazie. Scialla. Allora, dove andiamo, Kessler? A Wolfsburg. È lì che si trova Helga, con il dossier dei documenti. Cosa c'è a Wolfsburg? Morte, agente Blaskovic. Morte. Welcher Tag ist heute? Il 17 marzo. È domenica. È il giorno del Purim. Sì, lo so. L'avevo scolpito per la mia amica nella bottega di mio padre qui a Wolfsburg. È tradizione ebraica regalare cibo in questo giorno, ma volevo darle qualcosa di speciale. Che cos'è? Un gatto. Il suo animale preferito. Volevo darglielo, ma poi sono arrivati i nazisti. Bin ich schon so lange hier? Questa è una città di segreti. La sua storia è piena di morte e distruzione. E ora Helga sta frugando nelle sue putride viscere con la morbosa curiosità di un bambino. Was ist in der Tasche? Flugblätter. Mia moglie spargeva volantini come questi per Berlino. E i nazisti l'hanno impiccata per questo. Wie schrecklich. Keine Sorge, Annette. Herr Blaskovic kümmert sich dich, wenn ich weg bin. Ich kann auf mich selbst aufpassen.
Agente Blazkowicz, devi cercare l'agente 2 dell'UOS. L'ho già avvertita del tuo arrivo. L'agente 2 sa dove si trova Helga. Bene. Tanti morti per uno stupido dossier. Se non lo troviamo, ce ne saranno altri. Io e Annette ci nasconderemo qui. Ho rubato delle radio da quei porci nazisti. Le useremo per comunicare. Prendi questa. Poi scendi dalla barca e aiutami a spingerla sotto la banchina. Vabbè ragazzi, niente di più facile, su. Vendetta via. Non finirò in galea. Free Truce BJ. Ah, ma proprio così, vi spingo. Io pensavo che scendevate e nascondevamo la barca. Vabbè, rimarranno lì a testa tesa. La casa dell'agente 2 si trova oltre la piazza del mercato, a nord-ovest, dietro la taverna. Accanto a Schmidt, un vecchio panificio. Usa la solita parola d'ordine. Signor Schmidt, come andiamo? Vabbè, insomma ragazzi, dai, dobbiamo andare a trovare l'agente 2 che conosce la posizione di Helga. No, Elsa, Helga. Vediamo un po' dove dobbiamo andare in culo praticamente. Va bene, ci andremo. Tanto siamo dei maestri. E tutto questo, ragazzi, avviene con noi in mutande, ci pensate? Perché questi qui non ci hanno offerto vestiti. Vabbè, dobbiamo trovare l'agente 2 che conosce la posizione di Helga, che probabilmente avrà il dossier, o comunque, sapremo qualcosa in più del dossier. Segnale rivelato, quindi adesso, ragazzi, faremo il bordello. E io qui riprendo a parlare del Santo Graal. Perché, ragazzi, mi ero preparato un discorso da farvi perché mi volevo ricollegare a un gioco che uscirà tra poco, anzi nei prossimi giorni ci saranno corpose news. E ci arrivo dicendovi che appunto Hitler ci credeva veramente. E lui pensava, ragazzi, pensate, che il Santo Graal gli avrebbe dato dei poteri soprannaturali che gli avrebbero permesso non solo appunto vincere tutte le guerre, dominare il mondo, ma di fare tutto questo per più di 1000 anni. Cioè, pensate un po', ragazzi, in che stato poteva stare lui. Ma non è... Io, guarda, ragazzi, non mi soffermo neanche in che stato poteva stare lui, ma quanto più la gente che lo seguiva. Oh, tira fuori la testa. Cioè, non so se lo sapete, ma tipo Hitler era... E questa è una cosa vera, eh. Oh, gli ho tirato proprio un coltello in testa, quando invece volevo semplicemente dargli una bastonata. Un colpo di battocchio. Eccolo il balordo. Ti taglio la gola. Mother and father. Era tipo assuefatto da non so quanti tipi di droghe diverse. La maggior parte metanfetamine. Quindi c'è... Oh, perché non me lo fa prendere? Non fa prendere il mitragliatore. No, arrivano bombe. Forse è meglio andarci, ragazzi. Arrivano bombe. Via da qui, via da qui. Insomma, ragazzi, pensate un po'. Cioè, e chi gli andava dietro? Ok, ragazzi, che... diciamo che non è che in tanti avevano grossa scelta, però vabbè, fatto sai, ci sta questa cosa qui, no? E insomma, diverse truppe, diciamo così, diverse divisioni dell'SS erano appunto destinate alla ricerca del Santo Graal. Cioè, quando io vi dico sì, Indiana Jones, no, e bla bla bla, si fa ride, però è tratto comunque, c'è un'ispirazione diciamo dettata anche dalla realtà, perché appunto tipo la stessa razza ariana per alcuni teorici, insomma, del nazisti, appunto, erano tipo antenati appunto dei tedeschi, ma tipo nativi di Atlantide, la famosa città perduta, no? Non so se avete mai sentito miti e leggende. Mi potevo buttare subito nell'acqua, così facevo primen. Vabbè, insomma, su Atlantide uno dei misteri più grandi, no? Si parla... Il primo che ne parlò fu Platone. Mi pare sì fosse proprio Platone, vabbè. Sì, nel dialogo perduto di Platone. Insomma, da lì miti, leggende, città sprofondata nel mare, insomma, le peggio cose. È un po' tipo... Diciamo, ragazzi, sono cose abbastanza... interessanti, no? Cioè, almeno a me mi hanno sempre affascinato. Quindi, insomma, se vi va un giorno, andate a recuperare queste cose che sono molto divertenti. Sia da leggere, ma un po' così. Ovviamente, ragazzi, so la maggior parte cacchiate, come lo è questa cosa del Santo Graal, ovvio. Anche perché il Santo Graal, sapete che è il... sarebbe il calice
da cui appunto beve Gesù durante l'ultima cena, no? E si dice che abbia poteri mistici incredibili. Tanto è vero, ragazzi, che anche i nazisti vedevano anche nei templari, ah, proprio stando a cazzo di cane, appunto dei figuri di riferimento, insomma, per tutto il lavoro, per tutto il loro come posso dire, trasporto, per quello che avevano fatto, insomma, no, tutte queste cose qui. E a proposito di templari, no, ragazzi, mo ce ne andiamo un po' a cazzo di cane e parliamo di queste cose. Sapete che il... infestata da porci nazisti. Dimmelo domani. Attenzione, se non è proprio necessario, non uccidere nessuno. Che hai detto? Uccidi quanti più nazisti possibile? Infatti noi abbiamo capito quello. Non ti sento, Kessler. È disturbato. Mannaggia Billy Boy. Infatti ha parlato poco, secondo me, in questo DLC, ragazzi. Ho saputo da gente che ha giocato il gioco che in The New Order il personaggio è molto, ma molto più carismatico. Vabbè, ci sta. Fondamentalmente qui siamo in un prequel. Un prequel che però vedete, ragazzi, la cosa figa, almeno qual è stata, che se ci pensate questo è un prequel, sì. È un DLC, sì. Stiamo andando dalla parte sbagliata. Costa 20 euro, sì. Però almeno, cioè, ragazzi, dura 6, 7 ore, 8 ore addirittura. Quindi, cioè, ci sta. 20 euro per 8 ore io li spendo tranquillamente. 15 euro per molto meno, no. Non è vero, io le spendo lo stesso. Però, in generale, cioè, capite? Se una cosa la puoi mettere direttamente nel gioco, perché non lo fai? Vabbè, insomma, ragazzi, c'è tutta questa cosa qui. C'è questa questione dell'esoterismo. Però, a proposito dei templari, stiamo attenti, che qui è pieno di nemici. Il 12 maggio ci sarà uno streaming, una diretta, in cui Ubisoft svelerà il nuovo Assassin's Creed. Il Fu Victory, che probabilmente adesso cambierà addirittura nome in Assassin's Creed Syndicate. Fatto sta, ragazzi, e io ve lo dico perché lo so, qua rimane. Ho parlato con quando andai a fare quella cosa con per Assassin's Creed China, insomma, parlando un po' con i tizi di Ubisoft, gli ho chiesto, ma insomma, Assassin's Creed, bla bla bla, e mi hanno detto, ragazzi, che possiamo stare tranquilli perché stanno facendo cose fatte bene, diciamo, non ripartono dal... insomma, l'esperienza che per certi versi è stata anche negativa per alcuni, no, per tante cose di Unity. Però secondo me, ragazzi, oddio, non l'ho mai visto, vero? È stata positiva perché comunque il gioco è stato divertente. Pure la storia non era magari non eccessivamente trascinante, ma comunque è stata interessante. Quindi ho grandissime aspettative per Victory o Syndicate. Comunque, fatto sta, ragazzi, che c'è quasi la certezza che sarà ambientato nella Londra vittoriana. Quindi facciamoci proprio, stappiamo i bottiglioni, quelli importanti. Intanto, ragazzi, sto tipo chinato su me stesso perché non voglio essere scoperto da questo energumen. Non ci posso credere. No, in culo gli sono andato, guarda. Vabbè, insomma, ragazzi, appunto, siccome c'è questo... ma siamo arrivati. Legame con i nazisti, anche con i templari. Chissà se magari un giorno, no, quando finiranno le idee, chissà se non vedremo mai un Assassin's Creed ambientato nel, appunto, magari nella seconda guerra mondiale. Sicuramente lo faremo, ragazzi. Sicuramente lo vedremo. Però, chi lo sa, no? Sarebbe figo. No, in realtà non è vero, non sarebbe figo. Kessler, ho trovato la casa dell'agente 2. Vai, apri. Bonda che va. I nazisti sinking in moonshine. Apri il cancello laterale dell'edificio. C'è una chiave sotto un grosso sasso. Usa la finestra della cantina. Ok, apri. Proprio, ragazzi, il concetto di lasciare il latte sulla finestra, eh. Comunque, dai, siamo entrati. Ma ti ha detto apri, perché prendi il tubo? Ah, infatti. Fa infrazioni così dentro case. Oh, c'è sempre il topo che ci insegue, ma che... Oh, cielo. Dov'è la tua camicia, Stallone? Pippa. Sei tu l'agente 2? Ora sono l'infermiera Inga. Inga. Beh, meglio Inga che Pippa. Vabbè, ragazzi, abbiamo trovato Pippa. Un attimo, prendi tè e biscotti. È forse un invito, signora Pippa. Quindi ti hanno trasferita qui? No, non mi siedo. Già. 6 mesi fa. Non ci vediamo dalla festa dell'anno scorso.
Oh, è stato uno spasso. Wesley mi ha versato tutta la birra addosso. Quello sciocco. Oh. Ho provato a salvarlo, Pippa. Lo so, tesoro. Mi dispiace. Non è il momento per storie malinconiche. Ascolta, so cosa cerchi, Blasco. L'uomo nel mio letto, laggiù, è uno dei lacchè nazisti di Helga. Prima che si addormentasse, gli ho fatto sciogliere la lingua. Il dossier che stai cercando si trova nella stanza di Helga, alla taverna di Wolfsburg. Ora, a quanto pare, è una discreta degustatrice di vini. Fingiti un cameriere e forse riuscirei ad avvicinarla. Ma per l'amor del cielo, prima mettiti addosso qualcosa. C'è una camicia nel baule laggiù. No, mi ero appena seduto e tu hai già finito. Vabbè. Niente di interessante. Non sono disgustata dalla vista del tuo torso nudo, BJ, ma non devi farti notare. Vabbè dai ragazzi, io direi che ci possiamo salutare qui per questa puntata. È stata incredibile, abbiamo parlato di tutto, momenti didattici, interessanti più o meno, chi lo sa. Voi nei commenti fatemi sapere che ne pensate anche di questa questione del Santo Graal. Noi vi do appuntamento ai prossimi video. Un saluto a tutti da Max Show, alla prossima, ciao ragazzi. Ciao!